Amici di Habitat, questa sera vi portiamo in Trentino, dove già vi abbiamo condotto alcune volte in altri video, precisamente a Pieve Tesino, al Museo Pervia, il museo dell'ambulantato della tipica tradizione tesina. Queste genti di questa valle, composta dai tre paesi di Pieve, Castello e Cinte, hanno sempre avuto nel sangue questa tradizione di girare l'Europa, l'Asia e il mondo per portare stampe, oggetti alla vendita, quindi un vero commercio ambulante. E da qualche decennio è sorto a Pieve Tesino, proprio nel centro storico del paese, dell'abitato, questo museo che veramente è una chicca, vale la pena di andarlo a vedere. Noi siamo andati per voi e vi riproponiamo in collaborazione con la direzione del museo alcune immagini che abbiamo girato per voi. Seguiteci in questo video e venite a conoscere un altro angolo di questa bellissima valle che stiamo facendo conoscervi. Notevole la riproduzione dell'imponente negozio dei Daziaro a San Pietroburgo, sulla piazza dell'Ammiragliato, che colpì anche il giovane Lev Tolstoi. Attraverso le stanze del museo si arriva al Café de la Poste, un'elegante ricostruzione di un locale della fine del XIX secolo. Il visitatore, grazie ad alcuni video, potrà immergersi completamente nell'atmosfera dell'epoca, imparando a conoscere alcuni usi e costumi della vita dei tesini. Raccoglie immagini, documenti e stampe di fine Ottocento in una collezione imperdibile. Thank you.
I Daziaro erano un'importante famiglia della Valle del Tesino, inizialmente come commercianti ambulanti e poi come editori. A partire dal 1827 fecero una grande fortuna in Francia ed in Russia, arrivando persino a diventare i fornitori ufficiali dello zar. Visitare questo museo è come fare un salto nel tempo di 200 anni e toccare con mano e con il cuore quello che era questa comunità valliva, che iniziava ad affacciarsi al mondo con i suoi perteganti, cioè gli ambulanti del Tesino.